luglio, dovevamo essere in quattro, invece in realtà saremo solo in due perché purtroppo ci sono state due defezioni, sia del sindaco di Brunate sia di Nadia Lessi, che doveva presentare un progetto, il progetto Eco. Quindi sarà più un dialogo tra me e Alessandro Rocchi, che adesso si presenta brevemente. Buonasera a tutti, grazie anzitutto per l'invito. Io sono direttore generale di Fairbnb, una cooperativa nata con l'idea di creare una piattaforma digitale, una piattaforma web di servizi turistici, apparentemente simile a Airbnb o Booking, ma con la finalità di ottenere risultati di impatto sociale opposti, perché noi vogliamo creare le basi di un turismo sostenibile. Ecco, come è nata l'idea di questo seminario? L'idea è nata perché mi presento anch'io, io sono Giulia Galera e sono presidente di Miledù, che è una cooperativa di lavoro impresa sociale che di Como, che con sede a Garzola, il cui obiettivo principale è facilitare l'inclusione lavorativa di persone vulnerabili e in particolare migranti, quindi persone che hanno deciso di mettere le proprie radici a Como. E quali sono le nostre attività? Noi abbiamo iniziato occupandoci di, prevalentemente di recupero di muri in pietra secco, quindi di tutela e diciamo salvaguardia del paesaggio, in particolare dei paesaggi terrazzati che noi cerchiamo di ripristinare e di rivitalizzare. Però diciamo ci occupiamo anche di coltivazione di erbe aromatiche e fiori commestibili. Poi abbiamo un apiario, quindi alleviamo le api, ma da poco abbiamo iniziato anche una nuova attività. Siamo entrati nel settore turistico e gestendo, grazie al contratto di comodato che abbiamo stipulato con un nostro socio della cooperativa, che ha quindi ci ha dato in comodato due appartamenti sostanzialmente in un immobile che è stato da poco ristrutturato, seguendo però una ristrutturazione molto conservativa e seguendo tutti i principi dell'economia circolare, diciamo così, abbiamo cercato di recuperare tutto recuperabile, tranne chiaramente materassi, lenzuola e alcuni oggetti, ecco. Ma niente, sostanzialmente noi gestiamo questa casa vacanze e però a noi interessa promuovere un tipo di turismo non di tipo predatorio, diciamo così. Il nostro obiettivo non è semplicemente fare cassa, ma contribuire a valorizzare anche attraverso questa attività il territorio. E quindi è nata l'idea di questo incontro, anche perché abbiamo ottenuto il finanziamento di un progetto Caripro, Eco. Purtroppo non c'è oggi con noi la coordinatrice di questo progetto, ma questo progetto è stato presentato insieme alla cooperativa sociale Tikva con l'obiettivo di accompagnare il comune di Brunate in un percorso di, diciamo, consapevole verso la realizzazione di un patto di sviluppo sul turismo sostenibile. Quindi l'obiettivo è quello di accompagnare gli esercenti, ma anche il comune, in questo percorso che dovrebbe spostare l'attenzione, che dà una concezione del turismo come motore di entrata per fare reddito, a un approccio chiaramente volto a valorizzare i saperi del territorio. Quindi insomma l'idea del seminario è nata partendo dalla consapevolezza che il turismo è spesso visto come una specie di soluzione panacea, in particolare nei territori marginali, periferici, che quindi dovrebbe anche essere in grado di spopolare, contrastare lo spopolamento delle aree interne, ad esempio. Però in realtà, se noi andiamo bene a vedere come si è sviluppata l'industria turistica, non sempre lo ha fatto tenendo conto di quelli che sono gli interessi del territorio in cui appunto
e delle comunità locali. E quindi il turismo spesso innesca dei cambiamenti profondi che sono anche molto violenti, aggressivi, soprattutto nei confronti della popolazione meno abbiente, e con anche un effetto spesso deleterio per i centri storici, che in alcune città, come ci racconterà Alessandro, hanno subito proprio un processo di desertificazione. Quindi la domanda è possibile pensare a un turismo sostenibile per i territori e per la popolazione locale, che non, quindi un turismo che non snaturi i luoghi turistici? Quindi è possibile ripensare l'industria turistica prendendo le mosse da una diversa prospettiva? È possibile.